questo abbiamo due grandi esperti, siamo molto contenti di chiamare qua per una chat. Sono Laura Aria, commissaria della GCOM. Grazie Laura, prego avvicinati. E Innocenzo Genna, giurista di regolamentazioni, anche general counsel prima di Tiscali, lavorando per VP for Indian Association, ECTA, eccetera, eccetera, e molto più. Allora, ma vedete, dove siamo molto rilassati, potete anche togliervi la giacca, io tra un po' me la tolgo, insomma, vedo che avete già fatto. Prendete dove siete. Prima, se posso, qualcosa. Abbiamo visto gli italiani parlare di quello che preferiscono. Vi sorprende sapere, prima di parlare della regolamentazione, vi sorprende vedere gli italiani preoccupati di pubblicità, di contenuti? Parlo con Laura, che nel suo ruolo anche di AGCOM quello fa. Allora, assolutamente no, non ci sorprende vederli preoccupati dei contenuti, anche perché gli italiani, che abbiamo visto dalla ricerca che ci ha illustrato, che sono comunque tante bene. Sta arrivando un test, se no ti diamo un microfono che abbiamo. Bene. Diciamo, gli italiani sono propensi all'adozione delle tecnologie, però nello stesso tempo sono abituati ad un ambiente abbastanza protetto nelle tecnologie tradizionali. Sì. Noi oggi abbiamo avuto l'irrompere dei servizi digitali, che sono sicuramente l'innovazione non va frenata, ma anzi va incoraggiata. Però questi servizi digitali hanno molto meno tutele per gli utenti di quelli tradizionali. Gli over the top fanno contenuti ma non sono editori, fanno telecomunicazioni ma non sono telco, quindi da questi due mondi molto ordinati, molto regolati per una serie di regole ex ante che da tempo insomma insistono su questi settori, si è passato invece a un settore molto più deregolamentato. Giustamente all'inizio bisognava dare spazio all'innovazione, quindi non si fa mai una regola all'inizio, una regola si fa quando si comincia a percepire un problema. Ora questo problema si è cominciato a percepire, quindi c'è bisogno di una sorta di rinnovata eticità di questi servizi digitali, che fino a oggi sono sfuggiti a delle regole di buon senso, perché poi insomma che la pubblicità non debba ingannare, questo è un principio generale, sta scritto nel codice del consumo, ma sta scritto anche nelle direttive sulla televisione, sui servizi media, che l'informazione non deve essere manipolata, anche questo è un concetto assolutamente di buon senso. Però per la lunga catena del valore che c'è nei servizi digitali, dove ci sono fornitori di contenuti, piattaforme di distribuzione e assenza di responsabilità editoriale, perché comunque non c'è un controllo ex ante come ci può essere in un palinsesto televisivo, come ci può essere in un abbonamento telefonico, no? L'abbonato sa che può fruire di quei servizi in trasparenza con delle termini e condizioni molto chiare. Ecco, termini e condizioni molto chiare nei servizi digitali non ce ne sono, o meglio, magari ci sono tanti termini e condizioni, ma sono molto complicati da capire per l'utente. E allora questo problema è stato avvertito dai singoli stati membri, dall'Italia molto, perché comunque l'Italia è un grosso fruitore di telecomunicazioni, anche per la storia pregressa che ha. Ma il problema andava affrontato a livello europeo, perché qui parliamo di servizi comunque transfrontalieri, che addirittura non hanno neanche la sede principale in Europa, ma sono extra appunto continente, e hanno delle sedi di stabilimento che non coincidono con la sede italiana, per cui il problema non si poteva che affrontare a livello europeo. E a livello europeo è maturata una sensibilità alla protezione alla tutela dei diritti fondamentali degli utenti, che sempre quelli sono via via che cambiano le tecnologie, e quindi abbiamo avuto una stagione di regolamentazione che è culminata con il Digital Service Act e il Digital Market Act e il Data Protection Act, quindi una protezione dei dati personali, una protezione dei servizi digitali, una protezione del mercato digitale.
sono plessi normativi che sono da poco in vigore e necessitano non già di una trasposizione in Italia, perché essendo regolamenti non c'è bisogno di una legge che li trasponga, ma hanno bisogno dell'indicazione di chi è poi il soggetto che li attua. E quindi noi come AGCOM ci riteniamo insomma i naturali candidati dell'attuazione del Digital Service Act, così come per esempio la GCM, che appunto tutela la concorrenza nel mercato, si occuperà essenzialmente di Digital Market Act e la Garante Privacy del Data Protection Act. Però sono, diciamo, queste divisioni in plessi alla fine necessita di un concerto regolamentare, perché i fenomeni da regolare sono veramente molto hanno molte intersezioni tra loro. Per esempio, ho visto che una delle cose di cui si preoccupavano prima gli utenti era della verifica dell'età. Ora, quello è un grande problema nei servizi digitali, la verifica dell'età, perché? Ed è una questione che sta molto sul garante della privacy, molto sulla protezione del dato personale, ma anche su delle regole che siano proporzionate al mezzo. Quindi, come si fa? Non è che gli possiamo dire a un minore entra con lo speed, perché probabilmente è troppo invasivo rispetto, ecco. Con lo speed si può entrare appunto in un servizio della pubblica amministrazione. Però un modo che non sia esclusivamente quello probabilistico che usano le piattaforme, un metodo di buon senso andrà trovato, anche, e un metodo che poi non risulti, come dire, che succhi altri dati personali, perché sennò amplifichiamo il problema. Noi adesso abbiamo stipulato, l'AGCOM ha stipulato un protocollo col garante della privacy, proprio per la tutela dei minori, e uno dei primi compiti che noi ci siamo dati, i primi obiettivi, è stato di identificare un sistema di age verification che sia proporzionale, trasparente, adatto allo scopo e non invasivo. Ecco, magari il prossimo anno vediamo se ci siamo riusciti, veniamo con piacere a comunicarvelo. Ci diamo appuntamento allora la prossima anno per controllare questo. E Innocenzo, dalla parte faccio quasi il controcanto, dalla parte diciamo dei providers. Abbiamo parlato appena adesso di DMA, quindi Digital Market Act, Digital Service Act. Come vedi la regolamentazione europea che sta arrivando? Ne abbiamo parlato anche con te velocemente, se non mi sbaglio, a Barcellona. Sì. Cosa credi che questo stia arrivando? Sia qualcosa che da parte degli operatori si aspetti? Era una sorpresa il Sì. DMA o no? Beh, parlo a titolo personale, perché da tempi recenti sono adesso esperto giuridico del sottosegretario al Dipartimento, quindi ho questo ruolo un Un po' po' semi. cross border, quindi insomma non posso neanche parlare a nome dei provider. Diciamo che vi è un senso di malessere nel settore molto forte, dovuto al calo dei margini e ad altre questioni che impattano, diciamo, il conto economico di molti operatori, ma non di tutti, perché insomma, le disgrazie nel settore telecom sono un po' come le famiglie infelici dell'Anna Karenina, no? Cioè, ognuno è infelice a modo suo. Però c'è tutta questa situazione spesso è condita da una serie di storytelling che non sono sempre congruenti, a volte sono anche un po' contraddittori. Ad esempio, c'è una forte tendenza a dire colpa della regolamentazione, ma poi nel basket della regolamentazione viene messo un po' di tutto, vengono messe le licenze, viene messo il problema elettromagnetico, vengono messe le questioni antitrust, sono tutte queste, la protezione dei consumatori, insomma, sono tutte questioni di regolamentazione che in verità hanno origini molto diverse tra di loro, però permettono di avere uno storytelling in cui dice che il governo, il regolatore ci deve salvare, ma è un po' più complesso perché poi si oscurano una serie di responsabilità del settore che sono soprattutto di management, a volte di visione un po' miope del mercato. Il settore telecom ha perso tante opportunità, ha perso alcuni settori importanti come cloud,
che inspiegabilmente è dominato dagli OTP americani, dico inspiegabilmente perché era, se uno tornasse indietro negli anni 2000 non avrebbe immaginato, rischia di perdere anche la cyber security, che dovrebbe essere l'altro settore in cui le telco dovrebbero eccellere. Mi rendo conto che ha perso tanti treni dell'innovazione, ma lì bisogna chiedere se poteva fare qualche cosa, perché abbiamo visto molti operatori fornire dei servizi che poi sono stati completamente bypassati dagli OTT, pensiamo agli MMS, a tante altre cose, insomma, i contenuti. E alla fine è quello in cui sono veramente bravi, cioè che la connettività è il settore in cui dovrebbero eccellere, ma dove per una serie di ragioni strutturali i margini tendono a calare, e ormai non è più tanto una questione di regolamentazione, penso sia più un problema di business model, cioè il ruolo dell'accesso, cioè delle reti d'accesso, è quello più diciamo, che ha delle caratteristiche sue proprie, lo si vede da come i fondi di investimento lo vedono, cioè vedono un business delle reti diverso dal business dei servizi, quindi ci sono fondi specializzati che si concentrano sull'uno o sull'altro settore, perché vi vedono dei rischi di investimento, o comunque dei ritorni completamente diversi. E questo pian pianino lo si vede anche nel mercato, eh? Ci sono molti fondi di investimenti che stanno investendo nelle reti, al di là del fatto che si dica che sia tanto difficile investire in fibra. In verità la liquidità c'è. Rimanendo sull'innovazione, sì, c'è anche un po' lo storytelling, che c'è un problema con la net neutrality. In verità anche lì, se noi guardiamo quello che è successo da quando c'è il regolamento europeo sulla net neutrality, non vediamo servizi innovativi che sono stati stoppati da questa normativa. Alla fine gli unici servizi che sono stati sanzionati è il famoso zero rating. Ma lo zero rating è un servizio in sé contraddittorio, perché praticamente dai gratis la connettività per certi servizi che già esistono, quindi non c'è niente di innovativo. Esiste un servizio e tu lo cedi, lo fornisci senza far pagare la connettività. E questo è incongruente invece con lo storytelling, in cui si dice: guardate, la connettività ci richiede degli investimenti e quindi deve essere giustamente remunerata. Tutto in un contesto in cui il mondo infrastrutturale sta diventando sempre più complesso, perché se uno guarda i satelliti, i cavi sottomarini, le reti backbone di trasporto, vedi arrivare tanti altri operatori, anche OTT, soprattutto OTT, che stanno investendo in maniera massiccia in questo settore. Quindi in qualche modo spingendo le telco nel loro territorio storico, è quello della rete d'accesso, che è molto importante, ma dandogli una sorta di sindrome d'accerchiamento. Questo è un po' il quadro, non è un quadro molto semplice, sovrastimare in tutto questo il ruolo dei regolatori e dei governi, secondo me, è andare nella direzione sbagliata. Adesso, recentemente la Commissione europea, concludo, ha fatto una raccomandazione, un draft di raccomandazione, in cui praticamente vorrebbe in qualche modo facilitare gli investimenti, di fatto deregolando il mercato. È la raccomandazione Gigabit di 2 giorni fa, il BEREC ha fatto un'opinione in cui dice: no, stiamo andando nella direzione sbagliata. In verità i regolatori dovrebbero essere in grado, paese per paese, di decidere qual è la ricetta regolamentare giusta, se necessaria. Quindi anche lì vi sono delle pressioni che vanno in una direzione che forse non è quella giusta. Quindi gli operatori dovrebbero più guardare un po' al loro modello di business più che ai potenziali effetti della regolamentazione. Hai parlato di molte cose. Mi sembra di aver capito che tutti i temi che dovremmo in qualche modo toccare. Tu dici però praticamente siamo lì, la regolamentazione l'abbiamo, vero? Mancano alcune cose, i quadri principali, no, non è solo quello, non solo la regolamentazione che manca, non è quello quantomeno il principale. Diciamo, viene sovrastimato l'effetto che la regolamentazione ha sugli operatori, sul loro business.
ma però voglio prendere, voglio utilizzare ugualmente una cosa che tu hai detto per vedere un regolamentatore, per creare un po' di zizzania, scusate, ma sono, mi pagano per Sì, quello. sì. Una cosa che tu hai detto è, attenzione, i ricavi, comunque, mi è piaciuto Anna Karenina, ognuno ha i Sì. suoi problemi, ma quando leggo la nascita dell'Agcom, nasce come garantore della competizione. C'è ancora bisogno di quella competizione che negli anni 90 erano le licenze, non esisteva ancora un VNO. È questo quello che deve fare l'AGCOM oggi? Dobbiamo mantenere questo livello di competizioni, quattro operatori, ne parleremo poi, che a volte sono tre in altri paesi. È questo che dobbiamo parlare. Scusi, Laura, un po' la zizzania, è una No, no, ma domanda. non è zizzania. Allora, una bellissima domanda. E intanto io sono veramente d'accordo con il dottor Genna quando ha detto che gli effetti della regolamentazione sono sovrastimati, perché insomma io posso vedere gli abusi di potere, ma un abuso di regolamentazione o un abuso di concorrenza ancora non l'ho mai visto nella mia vita professionale. Allora, l'authority, intanto parto dalla nascita per capire come siamo arrivati a questo punto di maturazione del mercato. Negli anni 90 vengono aboliti i diritti speciali ed esclusivi della telefonia a monopolio pubblico e si va verso l'apertura del mercato. Questa apertura avviene nel 1998, dove ci sono i servizi di telefonia vocale da postazione fissa aperti al pubblico. A quel punto diventa necessaria l'istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la funzione di, diciamo, andare a una transizione regolata ed ordinata da un sistema monopolista che viene meno a un sistema concorrenziale. Un sistema concorrenziale che nella prima stagione della Commissione europea, ripeto, lì bisognava abbattere i diritti speciali ed esclusivi dei monopoli. Quindi bisognava aprire la concorrenza, si parlava ancora di licenze, quindi di un numero comunque controllato di operatori che venivano licenziati. Per esempio, rispetto alla telefonia mobile fissa, la telefonia mobile nasce già liberalizzata, già inizia con un certo numero di licenze. La prima viene data a TIM, allora TIM di oggi si chiamava TIM Mobile allora. Poi c'è appunto la licenza di Omnitel e a seguire quella di Wind. Ora l'autorità non è che determina il numero degli operatori che stanno sul mercato, l'autorità determina le condizioni di apertura della concorrenza sulla base di un quadro che è essenzialmente euro unitario, quindi non è che si inventa nulla. La novità forte è stata che nel 2000 due, c'è un nuovo pacchetto di direttive europee che va a sostituire, si parte con la review perché la Commissione europea fa sempre così, prima stagione di liberalizzazione, ok, voglio buttare giù un monopolio, voglio fare delle regole per aprire a un numero regolato di soggetti, le licenze. Dopodiché review 99, ci ritorno su, voglio vedere questa ricetta che frutti mi ha dato. E questa review 99 si conclude nel 2002 con il secondo pacchetto di direttive, che è quello di una liberalizzazione piena. Non a caso da licenza si passa ad autorizzazione, il titolo abilitante non è più la licenza che presuppone come una discrezionalità da parte dello Stato, ma è l'autorizzazione generale, cioè il che vuol dire che c'è libertà d'impresa e a rigore di determinati requisiti molto semplici io posso fare impresa con una semplice comunicazione di iniziativa. Questa seconda stagione confluisce in un atto normativo molto importante per l'Italia, che è il codice delle comunicazioni del 2002. L'Europa poi ha fatto adesso un codice delle comunicazioni europee, ma l'ha fatto nel 2018. Noi l'abbiamo fatto già nel 2002. E quel codice è andato a sostituire un vecchio codice che si chiamava Codice delle telecomunicazioni della posta e del banco posta, che era del 1973, ed era quasi un regio decreto. Quindi c'era tutto un plesso normativo antichissimo, poste, telecomunicazioni, tutte gestite da un'amministrazione, che poi si è evolto per, diciamo, con la spinta dell'Unione Europea. Questo secondo pacchetto del 2002 ha detto
anche altre cose, intanto il governo dell'etere, intanto le risorse, l'etere ha risorse limitate, quindi vanno spartite tra un numero X di operatori, però non ci può essere il principio che dai le frequenze e non le usi. Quindi ti do le frequenze affinché tu le usi, affinché tu le usi in maniera efficiente. Quindi questo per dire che alla fine non è che è l'autorità che ha determinato il numero degli operatori, ma casomai il sistema di gare con cui sono state assegnate poi le frequenze, perché ogni gara fatta insieme dall'autorità per le risorse tecniche, dal Ministero per il quadro economico, ha individuato qual era il numero. Ricordo la gara OMTS, che forse è una delle più famose del settore. Storico Io ormai quello. all'epoca ero dall'altra parte al Ministero e lì l'autorità, c'era Cheli, era la prima consigliatura, dovette individuare il numero delle licenze. Ora, siccome quell'asta lo Stato aveva deciso che si faceva rilanci competitivi, e anche molto sostanziosi, bisognava fare un numero di operatori che fosse un po' più alto degli operatori esistenti, perché sennò i Certo. rilanci non ci sarebbero stati. Quindi è stata la combinazione di norme statali e norme regolamentari, che però, ripeto, non è che andavano a fissare il numero degli operatori. Dopodiché gli operatori sono quelli che sono. Devo dire che le regole, appunto, che ha fatto l'autorità di concorrenza si sono rivelate, almeno diciamo in tutta questa prima fase fino al 2020, confacenti, perché il settore effettivamente si è aperto, sono entrati anche tanti nuovi soggetti che comunque hanno portato concorrenza, e questo ha portato poi all'abbassamento delle tariffe. L'obiettivo della regolazione, le autorità dei servizi di pubblica utilità sono nati proprio perché gli utenti avessero tariffe più accessibili e più innovazioni. Siamo arrivati a oggi che le tariffe accessibili ormai sono accessibilissime. Molto E questo per una serie di dinamiche che però sono del riguardano i mercato. modelli di business degli operatori. L'autorità, per esempio, non è che fissa le tariffe al dettaglio, casomai si occupa delle tariffe dei mercati wholesale, ma questo solo per consentire l'accesso agli operatori alternativi e consentire un certo grado di concorrenza infrastrutturale che poi va a beneficio comunque dell'utente finale. Allora, o noi abbiamo fatto troppo bene il nostro lavoro e quindi tutto, ma non è così, non è così, perché quello era un lavoro di apertura alla concorrenza che andava fatto. Oggi, ripeto, il mondo è molto più complicato di prima, proprio perché sono entrati gli over the top. Gli over the top, per esempio, WhatsApp è sostitutivo dell'SMS, però l'SMS è regolato e WhatsApp non è regolato. L'SMS si paga nell'abbonamento e WhatsApp è gratuito. Quindi ci sono tutta una serie di disallineamenti, per cui è come se alcuni dovessero combattere con le mani legate dietro la schiena e gli altri liberi di dare cazzotti. Ed è proprio questa riproporzionalità che è essenziale nel digitale. Quindi non è tanto abbassando le tutele sull'utenza, ma mantenendo le tutele sull'utenza, casomai anche aggiornandole al mondo digitale. Però da quest'altra parte fare un level playing field in qualche modo, perché sennò diventa una competizione scorretta. Poi la regolamentazione comunque negli anni è molto diminuita, perché oggi, per esempio, noi siamo partiti nel 2002 con 18 mercati ex ante da regolare, oggi siamo arrivati a due mercati da regolare, il mercato mercato locale dell'accesso e quello della connettività. Quindi, e il futuro sarà che forse non ci saranno neanche più mercati identificati ex ante dalla Commissione, ma saranno poi le autorità nazionali a fare insomma, il triplo test e verificare localmente se ci sono situazioni. Innocenzo, credo che abbia fallito. Questo dovrebbe essere musica per le orecchie del mercato, che dice fair play, telecom, operatori digitali, tutti allo stesso livello, oppure no? No, ma si sta andando in quella direzione, perché insomma, sicuramente le autorità europee si sono mosse con una certa lentezza. Uno dovrà un giorno chiedersi se non, se si doveva fare prima, però è giusto quello che diceva il commissario, che le regole non è che si improvvisano ex ante quando un mercato si sta muovendo. Certo, uno si deve chiedere come mai però quel mercato l'hanno fatto solo loro. Questo
discorso un po' interessante perché non c'è mai stata una barriera regolamentare che impedisse a una telco di vendere un servizio OTT. Quella è stata una decisione di business, perché quando le telco ci hanno provato, alla fine l'hanno fatto mai nella dimensione internet, ma nella dimensione di dare un servizio ai propri abbonati telefonici, e lì hanno sempre fallito. Vorrei anche riallacciarmi a questo discorso delle fusioni, del numero di operatori. Anche lì c'è un grande storytelling, ma in verità ci sono parecchi paesi in Europa dove ci sono tre operatori di rete mobile, per effetto di fusioni avvenute anni fa, e lì continuano a lamentarsi come nei paesi in cui sono quattro. Poi si vede che in alcuni paesi, quando lo Stato membro concede del nuovo spettro, ad esempio per 5G, ci sono ulteriori operatori disponibili a comprare quello spettro e competere. Quindi evidentemente tutta questa storia del numero degli operatori non è così fondata, e diventa surreale quando si va a vedere i numeri, perché in Italia e in Europa si dice ci sono troppi operatori, in America solo tre. Non è vero. Se vai a vedere quanti sono gli operatori licenziati in America, sono centinaia anche in America, perché un conto sono gli operatori nazionali, un conto sono gli operatori regionali, quelli che operano nelle aree cosiddette residenziali. Quindi anche lì, se uno va a vedere solo sulla stazione di GSMA quanti sono i licenziati americani, sono almeno un centinaio. Ma il tema è che molti operatori che sono in giro ormai operano con infrastrutture proprie. Se uno va in giro fuori Roma, trova tanti piccoli operatori che operano con wireless o con propria fibra. Cioè, sono loro investimenti. Quindi come si fa a dire a questa gente siete troppi? L'altro giorno c'era un convegno molto importante in cui è venuto tutto il Goda, c'era anche Gamberale che si è scagliato contro gli MVNO. Ma gli MVNO in Italia non sono regolati, cioè quando Vodafone o TIM danno accesso in MVNO a un operatore, lo fanno su base commerciale. Quindi è inutile che ci si lamenta della concorrenza dell'MVNO, che ormai tra l'altro a livello di prezzo non è che ne faccia più così tanta. Però quello è un cliente l'MVNO, e molto spesso è un cliente ambito da parte dell'operatore mobile, quindi non sono assolutamente dei free rider, è gente che paga il servizio anche abbastanza caro. E poi, soprattutto in ottica 5G, dobbiamo renderci conto che l'innovazione verrà soprattutto da quegli operatori. Ci sono in giro per l'Europa degli MVNO di cui non conosciamo il nome, Sierra Wireless, Cubic, eccetera, che sono spesso delle joint venture con operatori di altre tecnologie, e che probabilmente saranno loro che svilupperanno l'innovazione in questo settore. E quindi gli operatori di rete, secondo me, dovranno trovare un modus vivendi, da un lato per fornire la connettività a condizioni decenti a questi operatori, e soprattutto permettere a questi di innovare e quindi di creare un mercato, perché è evidente, visto lo storico che ci portiamo dentro, che l'innovazione non alberga tra gli operatori telecom, sono lavori diversi. Quindi io mi auguro che dal punto di vista commerciale tutto questo avvenga senza, diciamo, eccessivi drammi. Se invece a un certo punto, se ci accorgeremo che l'innovazione sulla rete mobile è stenta perché vi sono difficoltà tra questi sviluppatori da un lato e gli operatori di rete a mettersi d'accordo, forse un giorno dovremmo tornare dal regolatore e dire: guardate, qui c'è un problema, pensavamo che questo mercato fosse libero e contendibile, ma forse lo è di meno. Questi diranno: ma noi stiamo investendo, abbiamo pagato le frequenze. Sì, però diciamo, questo è un mercato su cui c'è una catena del valore molto ampia, e nessun operatore può essere in grado di controllarla. Grazie Innocenzo, il tempo tirando perché qui stiamo quasi iniziando a parlare di alcuni dei grandi topic, avremo del networking break, spero che continueremo, ma il tempo per una domanda forse la voglio trovare perché è giusto che anche voi partecipiate. Avete qualche domanda per Innocenzo Laura? Alzate una mano, abbiamo un microfono, domanda telegrafica, risposte altrettanto se ci sono, altrimenti la faccio io la domanda. Nessuna domanda? Allora vi metto a confronto con quello che abbiamo parlato come MEF di recente, sia con l'FCC che con l'Ofcom. È interessante che entrambi stanno parlando di regolamentazione, ma dal punto di vista di cyber security.
entrambi sono questi temi quasi importanti e che forse non erano originariamente parte dell'AGCOM, non so esattamente, ma stiamo parlando di STIR, quindi di nuovo dell'introduzione di smishing, phishing, SMS phishing, call phishing, di chiamate invasive, moleste, eccetera. Questo è qualcosa che l'industria deve adesso vedere, sia dal punto di regolamentazione che dal punto di vista di operatori. Dobbiamo prendere questo, ne parleremo anche più tardi, ma questo problema di petto. Ma allora, sicuramente il problema della sicurezza delle reti è un problema che, se vogliamo, c'è sempre stato e ci sono stati sempre gli antidoti. Ricordo solo che, per esempio, la rete di TIM aveva comunque una rete secondaria Disaster Recovery che si usava in caso che la rete principale venisse giù per un attacco. Oggi è più complesso perché la cyber security prende aspetti appunto di tutela degli utenti, phishing. Per esempio, io quello che testimonianza che posso portare come autorità è un tema, non è proprio di cyber security, ma affine è la tutela del diritto d'autore. Ecco, lì, come dire, l'autorità ha fatto una battaglia di legalità affinché comunque sulle reti IP non veicolassero contenuti privi del diritto d'autore. E quello è stato un modo di interagire poi in questa lunga catena del valore con gli ISP, che poi sono i responsabili dei contenuti che trasmettono, con i distributori che qualche responsabilità ce l'hanno e col detentore del diritto. Si è fatto triangolare le parti e con un procedimento amministrativo molto semplice, diciamo che in qualche modo abbiamo dato una mano Quindi a questo settore. c'è un modello, C'è un è stato modello. fatto e se ne parlerà. E il tempo è finito, volevo ringraziare, mi spiace in innocenza, continueremo a parlare più tardi, volevo ringraziare entrambi, anche per una bella conversazione molto aperta, grazie per essere stati Grazie a voi. così trasparenti. Se potete aiutarmi a ringraziare sia Laura Aria, del commissario dell'AGCOM, Innocenzo Grazie. Genna, grazie entrambi.